Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Marta Fascina, anche la fidanzata di Berlusconi, è positiva al Covid, la deputata in Sardegna con lui. Si allarga la cerca di familiari e amici di B contagiati dal coronavirus dopo i casi di Luigi e Barbara Berlusconi. Attesa per il risultato dei test di alcuni esponenti del partito entrati in contatto con la coppia nelle ultime settimane. Legge elettorale, il Movimento 5 Stelle dice: chiederemo di tornare alle preferenze, i cittadini e non i partiti devono scegliere chi mandare in Parlamento. L'annuncio del Presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia dice: erano gli accordi di maggioranza rimettere ogni decisione al dibattito in Commissione. Martedì 8 settembre a Montecitorio sarà votato il testo base sul nuovo sistema di voto. Ma Italia Viva già frena, dice: pensare di fare una legge elettorale forzando su tempi e su contenuti non è una buona idea. Coronavirus, Gimbe dice: nell'ultima settimana più 30% di ricoveri e più 62% in terapia intensiva. Esempi di cattivi maestri non più tollerabili. I dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe dal 26 agosto al 1 settembre, inoltre rispetto ai 7 giorni precedenti, ci sono i nuovi casi accertati che sono saliti del 37,9% ed è aumentato il trend degli ospedalizzati, in particolare dei ricoveri in rianimazione. Presidente Cartabellotta dice che ci sono segnali di ripresa del contagio proprio alla vigilia della riapertura delle scuole. Stop a correnti antiscientiste e manifestazioni di piazza che mettono a repentaglio la salute della popolazione. Mediaset, la Corte europea accoglie il ricorso di Vivendi, scrivono: parte della legge Gaspari è contraria alle norme dell'Unione europea. In comunicato emanato per spiegare i motivi della decisione, i giudici del Lussemburgo sottolineano che la norma italiana al centro del ricorso costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento in quanto non è idonea a conseguire l'obiettivo della tutela del pluralismo dell'informazione. Rientro a scuola, al sud mancano le aule per oltre 50.000 studenti, la Campania scrivono che serve tempo per trovare soluzioni, in corsa contro il tempo per trovare gli spazi in cui garantire il distanziamento sociale in vista della prima campanella. L'assessore campano Fortino dice che purtroppo il Ministero non ci ha mai comunicato i dati relativi ai monitoraggi. In Sicilia mancano 800 aule, soprattutto a Catania. Calabria riparte il 24 per poter risolvere il problema in maniera regolare e sicura per tutti. Autostrade, ok di Atlantia alla scissione di una quota fino all'88%, in alternativa resta l'ipotesi di vendita all'asta. Si tratta con CDP sul prezzo, appunto. La partecipazione sarà trasferita in una nuova società battezzata Autostrada Concessioni e Costruzioni. È la prima tappa per l'uscita dei Benetton dalla concessionaria prevista dall'accordo raggiunto con il governo il 14 luglio e l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti. Restano però ampie divergenze sulla valutazione da dare ad Aspi, punto da cui dipende se gli attuali soci porteranno a casa una plusvalenza. Regeni, Gentiloni in commissione d'inchiesta dice: richiamo ambasciatori italiani in Egitto, non poteva essere permanente. 18 minuti dura la relazione in modalità pubblica dell'ex ministro degli esteri nel governo Renzi ed ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella commissione d'inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni a Palazzo San Macuto. Durante la sua relazione l'attuale commissario europeo agli affari economici della Commissione europea ha ripercorso i mesi della scomparsa di Giulio Regeni fino alla decisione di mandare nuovamente l'ambasciatore italiano in Egitto. La decisione di richiamare l'ambasciatore non poteva essere permanente, ma il ritorno
dell'ambasciatore italiano al Cairo non ha avuto come conseguenze il ripristino di una piena normalità dei rapporti tra i due paesi. Le domande dei commissari a Gentiloni, insomma, si stanno svolgendo in modalità segreta. Cari amici, con questo è tutto, termina questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.